Questa è stata la partita che immaginava, impegnativa. Sì, sì, la temevo questa partita qua per tutto quello che ho detto prima della partita, no? Eravamo contro un avversario organizzato, allenato bene, su un campo che ti toglie il ritmo di gioco, no? E quindi può diventare complicata nelle dinamiche. Noi penso che oggi ha fatto la partita giusta e i ragazzi sono stati veramente bravi, non è né semplice né scontato. Beh, avevo detto è importante riuscire a sbloccarlo, siete riusciti a sbloccarlo in un momento importante prima della fine del primo tempo. Sì, sì, perché siamo partiti bene, abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, poi la partita si è un po' equilibrata, Giana ha provato anche a essere pericoloso, c'era un momento di stallo, diciamo, e averla sbloccata in un momento chiave e delicato è stato importante. Poi abbiamo fatto, secondo me, un secondo tempo anche di grande personalità, di temperamento e di qualità su un campo non facile, e penso che la vittoria alla fine è meritata. Nel secondo tempo ci sono state diverse di otto occasioni che non sono andate a buon fine e poi è arrivato il 2-0. Ma come ho detto contro Pro Vercelli, dobbiamo solo pensare a giocare, andare avanti e provare a vincere le partite. Tutto quello che le partite ci danno lo portiamo con noi, ma senza grosse riflessioni, proviamo a migliorarci, sappiamo quello che c'è da fare, sappiamo quello che c'è da migliorare, ci concentriamo sul gioco e andiamo avanti. Mister Vega, faccio solo una domanda: se Padova oggi non vince, è fatta? No, assolutamente no. Okay. Non penso così, penso che c'è ancora tanto da giocare. Abbiamo un grande rispetto per i nostri avversari, sappiamo che ci sono ancora tanti punti in palio e noi dobbiamo pensare solo alla partita con la Pro Patria, al di là del risultato dei nostri avversari. Será?